Ciao a tutti ragazzi, Electronic Arts sta cominciando a buttare sul mercato, o meglio nei giocatori non scambiabili, qualche SBC effettivamente interessante. Parliamo di David Alaba, il DC del Real Madrid, che in questa serata si è preso una bella carta rule breaker, o meglio se ne è prese due, perché possiamo andare a sbloccare una delle due versioni disponibili. Purtroppo nel gioco non mi fa vedere effettivamente le due versioni in game. Preferisco farvi vedere su Footbin, così facciamo due ragionamenti. Allora, prima di tutto ragazzi, follow con YouTube come sempre, andiamo un attimo in game. Parliamo appunto dell'SBC, eccolo qua, David Alaba, è molto interessante. Vi faccio vedere subito però che non è a buon mercato, ci chiede 4 SBC, un po' carucce, sono un po' care. Se andiamo a fare due conti qui, si parla di almeno 250, 260, anche 300k, quindi occhio, perché è un difensore abbastanza costoso, soprattutto se andiamo a fare il ragionamento che è non scambiabile, quindi se lo sblocchiamo ovviamente non possiamo poi rivenderlo. Allora andiamo un attimo sugli sperimentali, ma così vediamo se è già stato inserito in database, però preferirei andare a farlo su Footbin. Vi faccio vedere al volo qui come si vede. David Alaba, sperimentali, sì, eccoli qua. Abbiamo due Alaba differenti, DC e DC, quindi due giocatori, due difensori centrali. Qual è la differenza? Praticamente, come vedete, abbiamo nella versione della prima, qui a sinistra, 87 di difesa e 87 di fisico. L'altra ha 91 di difesa e 81 di fisico. Per il resto rimane tutto uguale. Quindi, senza impazzire, saltare da una parte all'altra, ci conviene spostarci su Footbin e andare un po' a vedere effettivamente le differenze dei due giocatori e fare qualche ragionamento. Allora, cambiamo la schermata. Eccola qua. Perfetto. Allora, compare. Dov'è? David Alaba. Alaba. Poi dopo usiamo anche l'altra schermata. E vediamo questo qual è, se ho fatto quello giusto o meno. Vediamo, sì, perfetto, ho azzeccato la versione, ottimo. Allora, come dicevamo prima, velocità è uguale. Vanno a differenziarsi solamente sulla parte di difesa e di fisico. Abbiamo una versione con la difesa più elevata, quindi qua partiamo da 4 punti in più. Quindi, intercettazioni 93, questo è molto interessante. La difesa molto molto più elevata, abbiamo 4 punti in più, senza contare poi lo stile intesa ovviamente. E quello che mi lascia veramente colpito è comunque è un'altra cosa. La forza 88, porca miseria. Allora, sono due giocatori che ovviamente è lo stesso giocatore, bisogna capire quale sbloccare se vi interessa. Secondo me conviene quest'anno, soprattutto sulla parte di next gen, quindi dove c'è la differenziazione della corsa, andare a puntare proprio sulla tipologia di corsa. Come vedete abbiamo un giocatore con la tipologia di corsa controllata. Allora partiamo di qua. Il Alaba con 87 di def e 87 di fisico può avere la corsa allungata utilizzando ancora architetto, oppure vabbè cannoniere, che non ce ne frega nulla perché aumenta il tiro, e vabbè, questo diciamo che lascia un po' il tempo che trova. Invece l'altra versione gli mettiamo solamente architetto, ha solamente architetto. Quindi cosa vuol dire? Con architetto andiamo a aumentare notevolmente il fisico, quindi abbiamo una forza 97, mamma mia, insomma mica male, perché già la difesa comunque è alta di per sé. Una forza 97 con un giocatore che comunque, andiamo a vederlo bene, è 1,80, non è altissimo, però è abbastanza piazzato, con il 4 di debole, avere un giocatore comunque fisico è interessante. Quello che non mi piace di Alaba è il work rate medio-medio di la difesa, però a parte questa piccola sfaccettatura direi che bisognerebbe fare qualche ragionamento. Qui invece, se vogliamo dargli la corsa allungata, che in difesa è utilissimo sul next gen ragazzi, si può andare invece a sfruttare Ancora, che aumenta la velocità. Architetto, come dicevamo prima, la velocità non viene aumentata, e anche questo. Allora,
È un po' un dubbio, nel senso che preferite avere una forza più elevata o qualcosa che vada a aumentare anche la velocità. Io vi dirò che guardandolo così, a me piace di più la versione con l'8787 come media. Perché? Andiamo a resettare tutto. Perché cosa succede? Avendo già il fisico elevato, mi permette di andare a sfruttare Ancora che dona velocità al giocatore. Avendo un giocatore così lento, tra virgolette, con Ancora gli diamo anche appunto accelerazione e scatto. Se invece andiamo a sbloccare la versione con 81 di fisico e 91 di def, allora, qui gli possiamo dare solamente architetto per cambiare la tipologia di corsa e la velocità non cambia. Vero, aumentano già i passaggi, ma i passaggi aumentarli sinceramente ha un po' poco senso perché è un difensore già a livello base, cioè senza stile intesa, a 85 di passaggio con un corto di 76 per un difensore altissimo, al 4 di debole. Quindi manteniamo questa ideologia. Io vi direi così. Secondo me, se doveste andare a sbloccarlo, io sbloccherei quello con 87 di def e 87 di fisico, in maniera poi da picchiargli ancora, così mi aumenta la difesa e il fisico. La difesa aumenta in maniera molto elevata comunque. Gli diamo un bel boost, anche se ovviamente non sarà mai come la difesa come se fosse aumentata usando un'ombra, ad esempio, qua. È anche vero che teniamo il conto appunto del discorso su Next Gen. In questo caso è molto importante dargli la lengthy, quindi la corsa allungata. Se parliamo della generazione precedente, quindi PS4, Xbox, eccetera, allora ha senso invece magari pensare a un'ombra che qui, in quel caso qua, lui andrebbe a essere un bel giocatore, bello alto difensivamente e abbastanza rapido. Quindi, riepilogando, se avete il gioco su Next Gen e volete andare a sbloccarvi Alaba, allora io vi consiglio di piazzarci di andare a sbloccare quello con 87 di def, 87 di fisico e piazzarci Ancora, così aumenti velocità, difesa e fisico e ha la corsa allungata. Se invece avete la current gen, cioè la gen precedente, non mi è il nome incredibile, mi sto masticando la lingua, la generazione precedente, quindi PS4, eccetera, allora vi direi sbloccatevi quello con quello un po' più basilare, nel senso con la difesa già alta a 91, in modo poi da picchiargli a ombra, aumentate la difesa a livelli inverecondi e date anche ottima velocità. Questo, però, ragazzi, io su PS4 non ho ancora aperto il gioco. Pigliate un po' con le pinze quello che sto dicendo, mi baso un po' sulla conoscenza dello scorso anno. Quest'anno magari potrebbe cambiare qualcosina. Appunto, facciamo solamente un'ipotesi, resettiamola. Se gli diamo ombra di qua, cosa succede? 94, 87, 89. 94, 87. No, oddio. Sapete cosa vi dico? Che la versione quella con 81 di fisico non ha senso. Sbloccate questa direttamente. Adesso, ripeto, su PS4 non dateci peso perché non so come funziona effettivamente. Però la versione con 87 def fisico è la migliore anche per l'utilizzo degli stili intesa. Quindi, ragazzi, se dovete sbloccarlo, questa qui, 87 def e 87 fisico. Uff, ce la posso fare. Se però facciamo un ragionamento, ha senso sbloccare questo Alaba? 250k, 300k per un giocatore non scambiabile a inizio gioco, con bandiera austriaca, quindi difficilmente ibridabile. Allora, è un po' una scelta, nel senso che è sicuramente un ottimo giocatore, fa sicuramente la differenza in difesa, soprattutto per il 4 di debole, poi è un giocatore piazzato, sicuramente interessante. Ed è il Real Madrid, in una squadra comunque di medio-alto livello. Mendy Valverde ce l'avete sicuramente. Vinicius ce l'avete, Marquezvani si picchia Courtois, e insomma il trittico, il quartetto diciamo di Real Madrid lo si fa più o meno senza problemi. Occhio alla nazionalità, austriaco, quindi difficile da ibridare.
Se mi dite che se ha senso sbloccarlo o meno, a quella cifra io non lo farei, troppo caro. A quella cifra mi tengo Van Dijk e utilizzo Eder Militao e poi potenzierò dopo magari spendendo qualcosa in più, tenendo conto che il mercato si abbassa, con l'usio degli Heroes. Quindi allora sì che avrebbe senso, però è scambiabile, l'importante è quello. Andare a investire 300k adesso per un difensore così che non è rapidissimo, io eviterei proprio, terrei i crediti per un qualcosa di un po' più importante. Se invece riuscite a farlo con i non scambiabili e avete l'asse del Real Madrid e non intendete cambiarlo perché vi trovate bene con Mendy, con Valverde, con giocatori del Real appunto, allora fatelo perché è un giocatore sicuramente molto molto buono, molto molto forte. Ripeto, non investite crediti per un difensore. Ragazzi, la differenza la si fa in attacco. L'investimento fatelo prima in attacco, la difesa poi la sistemate. Prima però in attacco, mi raccomando. Perfetto, torniamo in regia. Ho detto tutto, come sempre, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato o meno o come vi trovate. Follow il canale YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!